Salve a tutti ragazzi, bentornati su Fautori Gaming Network in compagnia del vostro Judgment su Hollow Knight. Partiamo da una posizione un po' insolita perché onestamente era passato un po' di tempo da quando ho registrato l'ultima volta, quindi ovviamente ho un attimino ripercorso le mappe. Casualmente sono arrivato in questo punto e quindi ho deciso di partire direttamente da qua. Ho attivato questa leva che mi ha attivato questo pontile, perché se no bisogna fare un giro del cazzo qua sopra, che non è male. E vediamo dunque di trovare dove dobbiamo andare e se ci riusciamo ad andare. Ecco, perché capite che è un po' un giro del cazzo, sostanzialmente. Allora, giusto per scrupolo, però faremo una cosa intelligente, perché appunto ho voluto evitarvi tutti i giri perché partivamo da in culo ai lupi. E quindi non aveva senso portarvi una live per... Scusate, una live, una registrazione per ripigliare un attimino il filo del discorso e per arrivare a un punto interessante. E allora abbiamo fatto così. Adesso però... siccome andremo sicuramente a rischiare la vita, e preferisco avere una panchina più o meno vicina o comoda per arrivare qui, che la vedete lassù, quindi andiamo un attimino lassù. Sì, dobbiamo arrivare là. Stai calmo tu. Purtroppo era da un po' che non riuscivo a fare Hollow Knight perché, nonostante ci sia tanto tempo con la quarantena, il problema è Teo, nel senso che ovviamente avendo la possibilità di portarvi le cose in cooperativo tipo Dying Light, The Division, Warzone, indifferentemente, preferiamo approfittare di questi momenti per portare quelle. Quindi capite bene che non ho avuto granché tempo. Allora, vabbè, indifferente, non è la mia intenzione adesso. Allora, andiamo a vedere. Ah sì, stupido, non serviva a fare il bagno. Andiamo a vedere dove ci porta, se riusciamo ad andare da qualche parte, che quel passaggio lì. No, non ce la farei mai. Bastoniamo qua il palloncino, così ci dà un po' di anima. Ok, abbiamo detto che dobbiamo arrivare laggiù, non mi ricordo già più dove ero quasi, ma va bene. Era di qua? No, era la via sotto. Ok, che dopo. Bene. Sani e più o meno salvi. Me
Meno male che abbiamo attivato sto ponte. Adesso vediamo. Qua sarà da attivarne un altro, però. C'è da arrivarci, guarda che roba. Eccolo, uno. Ah, no, puttana, due. Tre. Sti cazzi. Uff. Piano che abbiamo fatto la parte difficile. Là. Perfetto. E adesso questo. Sperando che non si svegli, esamina. Imponente statua di un cavaliere, c'è una cavità sul petto. Inserire lo stemma cittadino? Eh sì, ce l'abbiamo. Oh. Bene. Solo questo? Fanculo, ci ha chiuso dentro. Però abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, vediamo cos'è. Sì, ho visto una bestia lì. Puttana. Ma cosa sei deficiente? Ma cos'è, un'estensione tipo di... blu fungino, là? No, quello è fungino. Di sentieri... salve. Di sentieri dimenticati. Sì, non c'è la mappa. Ma proviamo a vedere di qua che cazzo c'è. È una sega. Ah, ma... no, no, sembra che... okay. Però non possiamo andare perché c'è quella porta, quindi dobbiamo andare qua dal... No, ma fa culo, ma fa culo. Buona. Oh, che puttana. Ma guarda te, kamikaze anche c'han. Mi sembra un percorso abbastanza obbligato. Ma guarda te dove devi cadere, te. E ci tocca andare giù. No. Aspetta che c'ho... non vorrei morire, aspetta. Arrivo. Eccoci, arrivati. Oh, che musica tranquillizzante. Sì, però non mi butterò... ah, non ci si può buttare giù, ok. Che bella musichetta tranquillante. Fanculo. Muori. Eh sì, però... ah, ma se io volevo andare su... ah, così va... ah, così vado in su. Ok, e noi volevamo andare giù allora, ok. Buongiorno. Ah, questo buio chi è? Lei sta fa... intanto riposa subito, che... lei è in ferie, che cazzo sta facendo? Buongiorno. Ascolta. La capitale è proprio davanti a noi, amico mio. Ha un'aria così cupa e sembra cercare le risposte a tanti misteri. Anch'io ho sentito il richiamo di questo posto, ma ora... perché esiti a proseguire? No, no, no. Sembra che la città... nome caverna. La pioggia cade attraverso le fessure del roccio sopra di noi. Deve esserci parecchia acqua da qualche parte lassù. Se il tetto della grotta non è coronato, probabilmente reggere ancora. Vabbè. Anche a me piacerebbe vedere da dove piove così tanto, però... mi tranquillizza un po' che... c'è questa musica così tranquilla, rilassante. Camare. Gli abbiamo fatto una super onda energetica sto giro. Ah, qua c'è un altro ascensore. Aspetta.
Cos'è questo? Ah, opale. Non so se ho fatto bene, ma ci ha dato soldi, quindi benissimo. E andiamo giù là. Ah, città delle lacrime. Nuovo livello, quindi ben fatta. Una buona scoperta, ragazzi. Immagino sarà delle lacrime, anche perché non fa altro che piovere. Sembra di essere a novembre 2019. Bagarozzo, vada per il cazzo sua. Qua deve essere... penso ci sia tipo acqua, quindi... Qua qualcuno ha perso una freccia di un mouse? Altre? Eh sì, la musichetta carina però è finita. Quindi sostanzialmente lo stiamo per prendere in quel posto. Ih, madonna. Cos'è? Beh, direi che c'è qualcuno dentro. Andiamo a vedere. Buongiorno. Un altro culo da potenziare? Posso ripetere torna più tardi se respiri ancora. Ora do stanja. Forgiatore da cure, non sono un chiacchierone, ma se hai bisogno di riparare una cure... Come è stato pietoso? Boh, quindi posso rifornire il tuo culo se vuoi. Questo renderà l'arma molto più letale. Non ce li ho. Ah, non è tornato a me quando ne avrai sufficienza. Vabbè. Sostanzialmente mi stai dicendo vai ad ammazzare altri. Sì, ma hai voglia di arrivare a 250, non c'era tutta sta gente qui. Però, grazie a Dio, non ce ne dovrebbero servire neanche troppi. Spadaccino, mi dispiace, io non... giuro che non volevo, però... Cioè, se c'è una strada per arrivare solo da questo, evidentemente un motivo ci sarà. Ah no, però c'è anche una strada di qua, ottimo. Mamma mia, che duello! Qua è tornata anche la musica carina, quindi a posto sono. Puttana! E vediamo di qua cosa c'è. Qua arriverà un altro ascensore, direi. Esamina. Un meccanismo con una serratura semplice. Ho capito, Quindi? Direi che va avanti. Proviamo prima l'ascensore, vediamo dove ci porta. Intanto abbiamo trovato un bel po' di gheo. 30, quindi arriviamo... Sì, possiamo andare a fare... Andiamo a vedere subito, dai, quello dell'acquilio cosa ci fa. Un attimo, salve. Questa musica è
Molto tipo... Stai facendo la cosa giusta. Dio, madonna. La tua mamma. Sembra quasi il posto più... accogliente... almeno. A parte questi stronzi. Sembra uno dei posti più accoglienti del gioco al momento. Ah cazzo, sono mancato. Non rompere le palle. Eccoci. Magari ci fa un'arma della Madonna. Sì, posso rifugiare su quello se vuoi. Sì. Vai. Vediamo cosa sai fare. Come desideri, mi metto subito all'opera. Boh. Quindi? Scusa, è tre martellate a posto. Mi fido, eh. Cioè, 250 aghe o così. Sull'unghia per due martellate, vabbè. Tre, per essere precisi. Vabbè, però questi... li ammazziamo in due colpi e questo in un colpo solo. Non male. In effetti... un potenziamento c'è, allora. Dai, vai avanti. E non rompere però le palle. Opa, scusa. Vediamo qua contro il spadaccino. Uno. Due. Tre. Quattro colpi. Questi li ammazziamo invece che con due. Con uno. Ottimo, ottimo. Vabbè, dai. Meglio, soprattutto non per questi, ma... ovviamente per... soprattutto quello che avevamo trovato là, il... quella specie di demone che avevamo trovato, quindi... sicuramente avere un'arma più potente servirà, perché sennò ha voglia di dargli colpi. Anche per quelle mantidi che avevamo trovato, sono per... Opa, scusa, ti ho spaccato la fontana, non volevo, giuro. Colpa tua che sei venuto nel posto sbagliato. Ok, l'avevamo visto che non potevamo andare avanti. Andiamo avanti di qua. Ah, cazzo. La scena, vediamo. No, oh, cazzo. Di nuovo lei. Ci incontriamo ancora, piccolo fa... Sì, ma non facciamo popoli di nuovo. Possiamo essere amici. Vedi quello che incontro. Ma te, ti ho sottovalutato. Anche se allora ho capito la verità. Tu hai... visto il di là del reame, la tua tenacia è nata da due vuoti. Non è una sorpresa, dunque, che tu sia riuscito a raggiungere il cuore di questo mondo. Così facendo scoprire quale sacrificio lo sorregge. Per ancora un ruolo nell'esperienza di Neo Sacro, va alla ricerca della tomba di cenere e del marchio che dovrebbe... va bene. Ah boh, però niente pupoli. Grazie, grazie. Esamina. In memoria del cavaliere Vacuo. Il tempio dell'uovo nero. Mmm, che bel tempio, grazie. Ah, però, qua siamo fregati, chiusi qua. Però abbiamo scoperto cose importanti, direi. Un nuovo mondo, un qualcosa di... un po' inquietante. Ma se io qua mi potenzio, succede qualcosa? No. Ok.
Ok. Qua non possiamo andare. Però ho visto che c'era qualche pedana qua. Stiamo scoprendo pian piano qualcosa in più. Ma lì come ci arrivo? Devo buttarmi dall'ascensore, tipo, secondo me. Eh sì, perché non c'è altra. Oh cazzo, no, no, e tu come combatti però? Ah, tu sei tipo il figlio di quello là sotto. Boh, basta e muori, per me va bene uguale. Scusa, ho ammazzato, penso quello che fosse tuo figlio. Ah, non so dove andare adesso. Non mettetemi tutti sti bivi. Ah, cavalletta. No, cavallette sono altre. Le abbiamo viste. Oh cazzo, questo, questo mi sa che è grosso però. Questo è tipo il nonno. Nonno. Però, mamma mia, ammazzato facile, bravi. E poi è pieno di ascensori, di robe, cazzo. No, torna giù, no, no. Sento suono di bestia. Ah, quanti cazzo di livelli si può andare su? Qua tutto chiuso. Ah, qua si torna giù. No, no, aspetta, aspetta. Vabbè. Allora, un attimino che cerco di... Andiamo fin giù e partiamo pian piano. Allora. Qua. Non ci sta niente. Benissimo. Sarò ad andare là. Poi. Qua. Ci sta giù. Che pezzi di merda. Che senso ad arrivare qui? Se non posso fare niente. Ah no, scusa, di qua. Opa, ha spaccato la luce. Oh cazzo, questo c'era lungo. Un attimo. Dai! Non rompere. Guarda te! Ah, niente, spaccato per niente. Sì, ma io volevo solo andare a vedere... Madonna, serve una mappa assolutamente. No, mappa ho detto, non rava. No, non sarà un cazzo. Puttana. Maledetto. No, sono caduto fortissimo. Ma guarda che... Se questa è la cortesia di accogliere i nuovi in città. Allora, abbiamo aperto questo, ok. Proviamo ad andare, ormai dobbiamo girare un po' alla cieca. Ma... Però abbiamo aperto delle porte.
Oh cazzo, no, 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 no. Un attimo. Porca puttana, che aggressività. No, no, matti. Ma siete stupidi. Esamina. Uovo rancido. Sì che non abbiamo capito ancora cosa ci serve, ma vabbè. Però in effetti invece di usare l'ascensore per andare a esplorare tutte ste parti. Allora, qua siamo fatto. Questo l'abbiamo fatto qua. Ok. Vai. Poi. Ah, di là ancora. No! Cazzo, perché l'ascensore c'ha i puntoni. Sì, ma prendilo. Perfetto. Vai là. Allora, vediamo qua. Dovremmo aver fatto tutto. Questo sì, e qua era l'ultimo piano. Sì, se non sbaglio sì, e di qua. Non c'è niente, ok. E qua sotto, perfetto. Ok, andiamo fortissimo su adesso. Ah, non c'era niente su. Ok. Andiamo giù. Bene. Ah, sì, la mappa non ce l'abbiamo. Ma una panchina, chiedo. Questo chi cazzo è? Buongiorno. Mi scusi, compra. Cosa compriamo? Bene, bene, sei venuto in cerca di oggetti rari? Beh, giù le mani. Non com'è giù le mani? Questa collezione è mia. Luri di vagabondo. Cioè, però, sono poco gentili qui, eh. Tu abbia trovato degli oggetti interessanti durante gli anni. Velmi Arcad. No, al momento non voglio darti niente, stupido. Quindi mi state dicendo che abbiamo fatto solo un giro a cazzo? Eh sì, perché qua... sì. Allora. Qua c'è la fontana, ok. E non c'è altro. Poi qua c'è questo che non sappiamo. Qua l'abbiamo preso, siamo andati su. Andiamo a vedere meglio su se c'è qualcosa. Perché noi abbiamo fatto questo giro di qua. Dopo come cazzo. Ah no, non siamo arrivati di qua. No, vero, perché era chiuso. Quindi abbiamo fatto di qua. Ah, vero, abbiamo preso quelle. Sì, abbiamo preso questo giro di qua. Vediamo se, perché c'erano altre strade sicuramente. Ne sono sicuro. L'ascensore. Ascensore. Eccolo. Vai. Tipo di qua, se non sbaglio. Vedi che c'era anche di qua. E là c'è anche qualcosa, vedi. Uno stronzo, per esempio.
Vaffanculo, va. Esamina. Ah, sigillo indo sacro, serviva. Ok. Solo questo. Secondo me succede ancora qualcosa, vediamo. Ah, no, torno giù, scusi. Guarda che resto incastrato. Ah no, qua c'era solo questo. Di là non si arriva nessuna parte. Ma non c'è mai una panchina quando serve. Non ho la mappa, è inutile che la cerco. Allora, aspetta, facciamo così, vediamo di qua. Di qua. Di qua arriva solo dal tipo, no? No, devo scendere lì. La put... Li manchiamo tutti? Porca troia! Pazzesco, come stavamo per morire male. A caso poi, a caso, totalmente a caso. Sali, va. Perché qua sotto mi sembra ci sia nulla, quindi di qua e basta. Qua si va giù. Un attimo, sto ripercorrendo per capire se ho mancato qualche passaggio, perché senza mappa ovviamente potrebbe facilmente essere. Qua li abbiamo sbloccati, questo li abbiamo... Sì. Ah, è una luce ma non si va, ok. Ah, però qua sì. Ha visto. Ah, che palle! Adesso di qua. Ah, c'è un altro ascensore. Ah, c'è anche una panchina però, visto? Ti spacco la casa. Tocco demona. Ah, guarda che c'è anche uno di loro. Sì, 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 sono venuto a salvarti. Arrivo, ecco. Ma un attimo. Ah, perché c'è un... Sì! Pip pip, urrà! Beh, fate. Aspetta che questi fogli di solito indicano... Una merda! Puttana tua mare! No, no, un attimo, non ero pronto. Oh! Ah, che cazzo. Non ero pronto, non ero assolutamente pronto. Puttana, chissà da dove cazzo ripartiamo.
Sì, la panchina. Porco dinci. Non mi ricordo assolutamente dove cazzo siamo arrivati. Da dove sono arrivato. Sicuramente siamo andati ma giù. Vaffanculo, te e i tuoi parenti. Andiamo giù. Ah, eravamo già qua, grandi. Boh, allora vicini, vai. E vaffanculo anche a te. Vieni qua, dove cazzo vai? Muori, andiamo avanti. Vaffanculo, andiamo. Non ci abbiamo tempo. Ascensore. Spacco tutto qua, andiamo. Guarda che cattiveria. E boh, tu sei andato là, io sono andato qua, siamo pari. Vaffanculo. Deve essercene un altro, sì, qua in giro, di poveri. Come che non siano quelli che esplodono, che fanno le truffe. No, non era di qua. Dopo, qua se non dicono che mi perdo, Teo, non vuoi. Vabbè, ma quando mi serve un cazzo, quindi ciao. Però, ti giuro prima di andare. Allora, innanzitutto. No, ok. Facciamo il contrario. Di qua ci sarà la panchina, forse. No, un cazzo, ma cazzo, porco. Ma siete stronzi forte. Beh, sei morto, sei morto. Non so come l'ho fatto, cioè l'ho fatto veramente tipo a cazzo, però. Vaffanculo. Uno voleva. Sto cercando una panchina. Sacrario delle anime. No, aspetta, ragazzi, forse non è il caso. Sarà stata l'altra parte della panchina. Però abbiamo ammazzato uno a caso, nel dubbio. Dai, anima, per cortesia. Guardate che casino. No, dai, mi stavo curando, la Madonna! Beh, diciamo che lo scontro con quella specie di demone o quello che era non serviva. Vaffanculo anche te. Dai, volevo. No! Volevo trovare la panchina per salvare più che altro, non per chiudere l'episodio, ma la stanno facendo complicata. Però
perché poi la PlayStation ha il problema che registra per al massimo un'ora. Io onestamente sono già 40 minuti circa. Ma vaffanculo allora, eh? Ti stavo risparmiando. Sì, ascensore. Andiamo su. Aia. Ah, cazzo, me l'avevo dimenticato. Sì, la panchina è di là, benissimo, la vedo. Il cartello. Andiamo. No, possiamo andare avanti su. Devo salvare, insomma. Basta, non devo fare ogni volta sto casino per la panchina. Oh, sento anche il mastro, grande. Salve. Non è un gran cambiamento rispetto a quelle delle mititiche caverne naturali? Semplicemente splendida. Sì, tutto bellissimo. Cartografare così variegate... Sì, è bomba. Sì, grazie. Grazie, cartografo. Sì. Per sbucare una panchina? Sì. E là. Ragazzi, abbiamo scoperto tanta roba, tanta roba. Siamo andati avanti in maniera importante. Io devo chiudere questa registrazione, ovviamente, per questioni di tempo. Vi ringrazio della mia compagnia e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.